lunghi la signora Ramona, sua moglie, Pedari de Greenland, che ci hanno messo tutto a disposizione senza limiti, tutte le ragazze educatrici, Lucia, Antonietta, Monica, Eugenia, Anna, tutti insomma, Maria Giovanna, tutti. Io volevo dire una cosa, io non ho fatto assolutamente nulla, perché questo non è il teatro, ma questa è la vita. L'unica cosa che ho fatto è che ho chiesto a queste splendide mamme che mi donassero un po' della loro anima. Loro l'hanno fatto con un grande sacrificio. Non crediate che sia stato semplice per loro leggere questi pezzi. Io le voglio ringraziare anche perché mi hanno insegnato un sacco di cose. Io esco da questa esperienza molto rafforzato dal punto di vista umano. Mi hanno insegnato che davvero la felicità, questo l'ho scritto anche in un post, davvero la felicità sta dove la vogliamo cercare, cioè la felicità sta là. E poi soprattutto mi hanno insegnato che la dobbiamo smettere di chiamare i disabili disabili, perché altrimenti i veri disabili siamo noi, che non capiamo la forza e il coraggio che ci trasmettono queste persone. E loro, come fanno con i loro figli tutti i giorni, lottando con i denti, mi hanno aiutato a essere un po' meno disabile. Grazie.